Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Nella trasmissione Zelig c'era uno sketch di Ale e Franz. Tutti e due facevano i gangster e c'è questo sketch in cui c'è questo vicoletto con un enorme scatolone. Arriva Franz, si guarda intorno, guarda l'orologio. Ma dov'è finito? Si spalanca lo scatolone e viene fuori Ale. Eccomi, son qua. E lui lo guarda e gli fa: che ci facevi lì dentro? Beh, me l'hai detto tu di venire qui spedito. Scherzi a parte, comunque è molto simpatica questa cosa. Oggi vorrei parlarvi di spedizioni, nello specifico di spedizioni dall'estero, nel molto più specifico di spedizioni dalla Cina e dai paesi di derivazione cinese come Hong Kong, Taiwan, Singapore e via discorrendo, perché sono i paesi con cui faccio grossi business attraverso eBay, attraverso AliExpress, attraverso Banggood e portali di questo genere. Perché scegliere la giusta spedizione, magari spendendo quel dollaro in più, può essere la differenza tra ricevere qualcosa forse fra 4 mesi o riceverla magari in 2-3 settimane. Per cui cominciamo questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the road. Nella saga di Ritorno al Futuro, Hermet Brown si lamenta più o meno velatamente del servizio postale. C'è questa scena molto gustosa nel secondo film, in cui smette di piovere esattamente al secondo in cui ha detto, e lui dice: «Ah, il servizio meteo!» Magari il servizio postale fosse così affidabile. Ma quello era il futuro, era il 2015, adesso che siamo nel 2020... beh sì, c'aveva ragione Hermet Brown, niente da aggiungere. Tra l'altro, la pandemia in corso sta rallentando ancora di più le operazioni postali. Ho come l'impressione che i postini stiano cercando di trovare la soluzione per fare le consegne dei pacchi in smart working. Ma comunque, parliamo di spedizioni dai paesi orientali, parliamo di spedizioni dalla Cina. Per noi appassionati di acquistare tutto da eBay internazionale, da Banggood o da AliExpress o da TomTop o da altri portali, e quindi spedizioni che tu ordini il pacco e poi si vedrà quando arriverà, giusto? Beh, quasi, perché ci sono delle spedizioni che funzionano un pochino meglio e ve ne parlo oggi. E lo so che ci sei tu che starai pensando: ma tanto io c'ho Amazon Prime, mi ordino le cose in un attimo su Amazon, massimo domani sono qua!» Già. Quando però non succede il piccolo incidente di percorso, quando ordini e ti dicono che è stato spedito, e noti quella piccola scritta proprio in piccolo che ti dice «Venduto da Amazon e spedito da Deng Xiaoding Kachang Petang Petauro Petardo». Ma che ne so, io l'unico cantonese che mastico è il riso, se volete consigli sul cinese chiedete a Barbaroffa. Quando si spedisce un pacco dalla Cina verso l'Italia, le cose vanno molto lentamente, i tempi medi di consegna variano da 1 a 2 mesi, anche se possono essere più brevi in determinati casi e molto più lenti in altri casi. Il mio record personale al momento è quello di un pacco ordinato alla fine di maggio, più o meno, e che è stato consegnato all'inizio di ottobre. E questo punto del pacco di cui ho il tracking è il discorso che voglio farvi oggi. Le spedizioni dalla Cina non sono semplicemente una busta con un francobollo sopra, infilata in una cassetta postale e quando arriverà, arriverà. Vi sono delle spedizioni che possono essere tracciate lungo tutto il percorso, sino alla consegna finale. Vi sono delle spedizioni che, oltre a fornire il servizio di tracciatura, sono abbastanza veloci. Vi sono delle spedizioni che forniscono servizi di tracciatura solo parziali. Cominciamo dalle spedizioni non tracciabili. Tutte le spedizioni economiche sono l'equivalente di appiccicare un francobollo, infilare in una cassetta postale e sperare che arrivi. Ormai si usano pochissimo, soprattutto per le spedizioni internazionali, perché dovresti coprire completamente il pacco di francobolli, un po' alla Harry Potter, anche se ammetto che i francobolli cinesi sono veramente molto belli. Ma diciamo che una delle spedizioni più economiche eppure funzionali che si utilizzano sono quella categoria di spedizioni parzialmente tracciabili. Si può tracciare il pacco sino a quando lascia il paese di origine, in alcuni casi sino all'arrivo alla dogana del paese
paese di destinazione. Tra i più diffusi abbiamo Yanwen, che è uno dei sistemi più economici di spedizione. Tra l'altro Yanwen è utilizzato da moltissimi venditori su AliExpress, praticamente la modalità di spedizione è chiamata Kainiao Economy, che viene operata da Yanwen. Mediamente una spedizione con Yanwen impiega dai 45 ai 60 giorni, dal momento in cui il pacco viene spedito in Cina al momento in cui arriva a casa nostra. Certamente è una cosa molto lenta, ma considerate che è quella categoria di spedizione che andate a pagare magari 10 centesimi. Poi abbiamo le spedizioni standard ma tracciabili. I tempi di consegna restano sempre tra i 45 e i 60 giorni, ma il pacco è tracciabile lungo tutto il suo percorso. Per esempio China Post Airmail, oppure Hong Kong First Class, la versione equivalente al China Post Airmail da Hong Kong. Abbiamo Singapore Registered Article, ma di questo adesso ve ne parlo un attimo meglio. E abbiamo talvolta degli spedizionieri europei che offrono il servizio di spedizione dalla Cina. Sono molto diffusi per esempio le poste olandesi, le poste svizzere, Swisspost, le poste belga, quelle svedesi, PostNord. Tutti questi pacchi viaggiano in Cina o nel paese di origine come una spedizione specifica di quello spedizioniere, ma quando entrano in Italia viaggiano nel circuito delle raccomandate italiane. Sono tracciabili su dove e quando, ed è possibile avere in ogni momento la posizione del pacco. Tra l'altro, utilizzando l'app 17Track, che io uso tantissimo, è possibile avere entrambe le informazioni, quindi lo stato dell'origine e lo stato della destinazione, perché lui traccia su entrambi i portali. Dopo di queste abbiamo le spedizioni espresse economiche. Sono delle spedizioni che di solito nel paese di origine viaggiano come un pacco standard o un pacco più o meno veloce, ma in particolar modo nel momento in cui entrano in Italia viaggiano sul circuito di un Corriere Espresso, per esempio sul circuito di EMS o di SDA. Tra questi, come spedizioni molto veloci dalla Cina, citiamo sicuramente ePacket. Quando arrivava in dogana impiegava da una settimana a 10 giorni ad arrivarmi a casa. Costa circa il doppio rispetto a China Post, ma era molto diffuso. Un'altra tipologia di pacco abbastanza veloce è un prodotto di Poste Italiane servito all'estero. Lo usano tantissimi venditori di AliExpress, lo usa lo stesso AliExpress, quello che si chiama AliExpress Standard Shipping, ed è Cronoposte. Cronoposte è un prodotto italiano che sulle poste cinesi viaggia come un pacco prioritario, e nel momento in cui entra in Italia, innanzitutto entra nella dogana di Bologna e non in quella di Milano, quindi ha delle procedure di sdoganamento un tantinello più veloci, viaggia sul circuito di SDA, quindi generalmente è abbastanza veloce. Di nuovo, adesso con la pandemia le cose stanno andando un pochino più lentamente. Infine abbiamo i classici Corriere Espressi. Quelli più utilizzati dalla Cina all'Italia sono sicuramente DHL, che è quello con cui mi sono trovato meglio perché è un tantino più costoso degli altri. Una spedizione con DHL arriva a costare 30 dollari, anche se l'oggetto che state comprando costa 3 dollari, però arriva veramente in una settimana, massimo 10 giorni. Poi c'è UPS, costa un po' di meno di DHL, ma risulta essere un tantinello più lento di DHL. Dove DHL arriva in una settimana 10 giorni, UPS mediamente arriva in un paio di settimane, però appunto costa meno di DHL. Oppure alcuni venditori utilizzano FedEx, utilizzano la versione irlandese di FedEx, perché è un prodotto offerto appunto dallo spedizioniere europeo, e in Italia viaggia sul circuito di SDA, anche questo sempre è una o due settimane per arrivare. Singapore Registered Article è una forma di spedizione particolare, l'ho usata per tantissimo tempo, l'ho chiesta a tantissimi venditori, soprattutto su eBay, perché fondamentalmente, per qualche strano motivo, impiegava 3-4 giorni dal momento in cui veniva spedito a lasciare Singapore, altri 2-3 giorni ad arrivare alla dogana italiana, e mediamente meno di una settimana per arrivarmi a casa. Cioè una spedizione con Singapore Registered Article mi arrivava in meno di 2 settimane. La velocità di DHL al costo di un paio di dollari. Ha funzionato così per tutto il 2017, tutto il 2018 e parte del 2019. Adesso, per qualche motivo, si è di nuovo associato alla velocità standard. Adesso le spedizioni standard dalla Cina impiegano mediamente dal mese ai due mesi per arrivare. Poi, ripeto, con la pandemia le procedure purtroppo si sono rallentate un pochino. Insomma, queste sono le spedizioni cinesi, quindi se dovete comprare qualcosa dalla Cina vi consiglio, dove possibile, di scegliere quantomeno come spedizione economica China Post Airmail o Hong Kong First Class, che è una raccomandata cinese. Viaggia in Italia sul circuito della raccomandata, impiegherà sempre quel mese, due mesi per essere consegnato, però quantomeno avete un'idea dello stato del pacco, avete un'idea di dove è andata a finire. Se il venditore è disonesto, come purtroppo mi è successo, quando a un certo punto vedete che il pacco, invece di essere consegnato nella vostra città, improvvisamente risulta consegnato magari a Pinerolo,
avete la prova che il venditore ha dato il tracking sbagliato. Altrimenti, se per esempio comprate da AliExpress, vi consiglio, dove possibile, di scegliere AliExpress Standard Shipping. Tende a costare un po' di più, mediamente dai 4 agli 8 dollari a seconda dell'oggetto che state acquistando o della quantità di oggetti che state acquistando. Il pregio è che dal momento in cui il pacco viene spedito, viene consegnato in mano al Corriere Espresso, al momento in cui arriva in dogana passano mediamente una decina di giorni, e dalla dogana alla consegna finale viaggia sul circuito di SDA, tendenzialmente impiegherà 2-3 giorni dalla conclusione delle operazioni doganali, quindi mediamente un'altra settimana, 10 giorni, da quando entra in dogana a quando vi arriva a casa. Di nuovo, in questo periodo di pandemia, la consegna cronoposto purtroppo è un pochino rallentata, ma finita la situazione complessa in cui ci troviamo, le cose dovrebbero tornare a funzionare a pieno regime. Insomma, queste sono le spedizioni utilizzabili dalla Cina per ricevere la roba in Italia. Le conoscevate, oppure ogni volta che avete comprato qualcosa dalla Cina avete chiuso gli occhi, tappato il naso e cliccato a caso «speriamo che il pacco mi arrivi» e quando arriva arriva? Sapevate che, appunto, esistono tutte queste forme di spedizione, alcune più veloci, alcune più lente, o quando avete bisogno di comprare qualcosa e vi serve molto velocemente, semplicemente pagate una quantità abnorme di denaro per il Corriere Espresso, almeno mi arriva entro pochi giorni? Non lo so, voi non comprate la roba dalla Cina, vi è capitato la fregatura che ho detto su Amazon di comprare una cosa che poi in realtà viene spedita dalla Cina? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Che altro aggiungere? Vi ringrazio per essere giunti spediti sino in fondo al vlog. Se sono riuscito a farvi conoscere qualcosa di utile per i vostri acquisti dalla Cina, allora vi invito a mettere pollice in alto e condividere con i vostri amici anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social, particolarmente con i vostri amici che comprano tantissime cose dalla Cina. Iscrivetevi al canale, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E quello arriva in un attimo, proprio come se fosse un Corriere Espresso, non c'è bisogno di aspettare la spedizione 2 mesi. Vi ricordo il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche, piccole curiosità e dietro le quinte. Infine, se volete, segnalatemi un argomento da trattare su Diario di Viaggio on the road. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!